Ben ritrovati con l'appuntamento sportivo del giovedì, sempre intorno alle 21:10, in replica alle 23:30. Questa sera in sommario avremo la pallavolo, la vela con la grande luna rossa e poi parleremo di pallanuoto con l'allenatore Antonucci della Serie A2 femminile di Rapallo. Saluto subito gli ospiti, Luca Casagnola. Ciao Luca. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. Ecco, questa sera avremo appunto questa intervista per quanto riguarda il campionato di Serie A2 di pallanuoto femminile e poi soprattutto anche parleremo di vela. Sport acquatici che finalmente è partito anche il campionato di Serie A2 femminile di pallanuoto, oltre a quello maschile che era già cominciato, che è già la seconda giornata, poi commenteremo un po' la giornata, e poi la vela con Luna Rossa che ha veramente stravinto la semifinale contro gli americani, ma di questo ci parlerà meglio Vittorio D'Albertas. Vittorio, che salutiamo subito, che ringraziamo perché ormai è il nostro esperto di queste nottate di Luna Rossa. Ciao Vittorio. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Riscatto proprio totale dalla Luna Rossa. Ma sì, assolutamente. Non so se gli abbiamo portato fortuna noi, non credo onestamente, però sicuramente ha fatto una regata incredibile, delle regate incredibili contro una barca che peraltro è stata, diciamo, recuperata dopo un quasi naufragio. Però navigava bene, quindi era una barca forte ed è stata, devo dire, spazzata via senza possibilità di replica, ecco. Dalla vela andiamo sui campi di pallavolo, lo facciamo con la società, con la squadra più rappresentativa del nostro comprensorio. Parlo della Serie B, Amis Admo. Abbiamo qua il direttore sportivo che è Stefano Tavaroli. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, insomma, un esordio non bellissimo la prima giornata, ma poi esordio casalingo vittorioso contro il Colombo Genova per 3-1. Sì, diciamo che l'esordio in casa è stato molto molto bello e coinvolgente, per tanti motivi, tra cui anche l'infortunio purtroppo di Michele Colombini. Avevano iniziato bene anche alla Spezia, poi probabilmente si sono ricordati che erano in B1, hanno avuto un po' di paura e lì poi diciamo che ha vinto un po' più l'esperienza dall'altra parte, perché la nostra è una squadra abbastanza giovane, per cui però diciamo che in casa hanno fatto una grande, grande partita. Ecco, Michele Colombini, che in qualche modo dovevamo collegarci, ma abbiamo dei problemi proprio di linea. Forse ci raggiungerà anche l'allenatore. Allora, grazie della vostra presenza. Direi, andiamo un pochino subito sull'attualità con Vittorio. Raccontaci un pochino insomma, questa gara che c'è stata, ricca di emozione per la Luna Rossa. Sì, Luna Rossa si è trovata di fronte al primo momento veramente decisivo, no? Si rischiava contro gli americani, erano comunque il meglio di quattro regate su sette. Se avessero vinto gli americani, Luna Rossa sarebbe stata fuori. Al momento di dover dimostrare, Luna Rossa si è mostrata estremamente solida. Ha sempre patito un po' la barca americana, che peraltro aveva avuto un grosso incidente, per carità, però era stata comunque rimessa in condizione di navigare bene. Devo dire, Luna Rossa ha dimostrato un'aggressività notevole, ha sbagliato pochissimo con queste barche molto complicate. È difficile non sbagliare quasi niente, però Luna Rossa, devo dire, ci è riuscita, insomma. Ecco, qua è proprio il traguardo. Questa direi che è l'ultima prova, anche se devo dire che gli arrivi sono tutti più o meno simili, però questo direi che mi sembra che sia il momento del taglio e il traguardo dell'ultima prova, dove addirittura la barca americana ha avuto ulteriori problemi, per cui non è riuscita quasi a navigare l'ultima prova. Però nelle tre prove precedenti c'è stato, devo dire, un dominio assoluto. Hanno provato anche delle manovre molto strette, molto particolari, insomma, si sono anche allenati per la sfida con gli inglesi, che è il prossimo impegno durissimo che ci attende. Ecco, Vittorio, allora, in
Io ho avuto questa impressione, ti dico la mia impressione, poi tu giustamente da esperto bisogna che mi dici se è giusto o sbagliato e cosa. Mi sembra che Luna Rossa sia migliorata molto nella velocità, un po' nella velocità, trovato, perché tra l'altro hanno trovato condizioni di vento diverse, vento molto forte un giorno, vento medio il giorno dopo, quindi ha dimostrato di navigare bene in tutte le condizioni. Però mi sembra che sia migliorata soprattutto nella velocità in virata. Cioè, mentre prima, mi sembra, nelle regate precedenti, mi sembrava che Luna Rossa in virata ci mettesse, non so, qualche momento in più per riprendere la velocità rispetto alle altre barche, invece mi sembra che abbiano migliorato molto nella virata, cioè la barca vira, perde pochissima velocità e riprende subito la massima velocità possibile. Ecco, dimmi un po' se hai avuto questa impressione oppure se invece sono io che... No, guarda, secondo me hai notato una differenza importante tra le due barche. È stato piuttosto evidente che in manovra la barca americana perdeva nettamente di più di Luna Rossa, che peraltro è progettata per essere particolarmente manovriera, quindi è... diciamo ha dei foil, quindi i punti dove si appoggia la barca sono abbastanza larghi, quindi sono adatti a queste manovre rapide, repentine e soprattutto a riprendere la velocità rapidamente. Devo dire che stavolta l'ha dimostrato ancora di più, però io penso che sia proprio una coordinazione dell'equipaggio superiore, sia un livello di preparazione superiore. Hanno regattato, secondo me, un livello proprio superiore rispetto a prima, quindi sono ottime prospettive per gli impegni che verranno, insomma speriamo il maggior numero possibile. Ecco, adesso ne parliamo. Volevo finire il discorso sulla barca americana, no? Sulla barca americana che ha avuto quel terribile danno e sono riusciti a ripararlo, però secondo te sono riusciti a rimettere la barca a posto al 100%? O era una barca che, insomma, qualche cosina mancava, quella barca, ecco, anche se hanno raggiunto a un certo punto la massima velocità di 53 nodi, poi hanno dovuto rallentare perché sennò scuffiavano di nuovo, ecco. Anche qui devo dire, hai visto bene, insomma, a volte la massima velocità non vorresti raggiungerla, ecco, in questo caso l'hanno raggiunta in una manovra dove invece è meglio paradossalmente tenerla un pelino più limitata. Nel momento in cui giri la boa di bolina, la barca ha una tendenza a accelerare molto violentemente e rischi di perdere il controllo. Infatti Luna Rossa non la fa alla velocità massima perché adottano una manovra un po' più prudente, in realtà più corretta. La barca andava bene come velocità, appunto, ma aveva i cosiddetti sistemi che funzionavano non bene, perché essendo andata completamente a bagno tutta la parte idraulica e tutta la parte elettrica, elettronica, hanno dovuto sostituire tutti gli impianti e questi non funzionavano più bene come prima. Quindi diciamo che erano un po' più lente in alcune manovre e alcuni settaggi non erano come prima. Insomma, quindi in realtà era abbastanza instabile sul volo. Prima era una barca piuttosto stabile, invece abbiamo visto una barca abbastanza instabile. Quando queste barche iniziano a essere instabili non riesci... la velocità non riesce a sfruttarla fondamentalmente. Ecco, adesso... questa foto, no? Però leggevo, Vittorio, mi incuriosiva, le notizie sono prese, anche qualche foto, forse vediamo anche un piccolo filmato sulla Gazzetta dello Sport, ma diceva il titolo che ha rischiato di ribaltarsi ed è stata una virata spettacolare. Non so se poi si vedrà che è questo o meno, ma è tutto vero. Sì, l'ultimo, diciamo, forse l'unico momento che è stato un po' critico è stata appunto al termine di un lato di poppa, quindi col vento dietro. Al termine di questo lato, nel momento del giro della boa, qualcosa non ha funzionato nei sistemi e la barca ha rischiato di fare appunto per eccessiva velocità, di nuovo ha rischiato di fare una scuffia come era successo all'americano. Ricordiamo che a queste barche non dovrebbe succedere nulla. Quello che è successo all'americano è stato un po' un caso che si sia sfondata lo scafo, ecco, però in teoria a queste barche non dovrebbe succedere nulla, però sicuramente perdi la regata, ecco, quello indubbiamente, perché il tempo che ci vuole a raddrizzarla non è sufficiente, anzi per regolamento addirittura
equivale a un ritiro, il fatto di scuffiare la barca equivale a un ritiro ormai, quindi avrebbe rischiato di perdere quella regata, ma avrebbe comunque vinto facilmente, ecco. Però può succedere, ecco, un tipo di problematica del genere è sempre dietro l'angolo, un po' come, mi viene da dire, come il motociclismo, insomma, può succedere una scivolata in una curva, può sempre succedere, insomma, non puoi garantire al 100% che non accada. Ecco, soprattutto a quelle velocità e con la barca che si poggia su due punti, cioè il foil e il timone, che insomma comunque hanno una superficie molto limitata poi in fondo, ecco, non, pur essendo studiati apposta per dare portanza, la superficie è comunque limitata di quello che c'è in mare, ecco, quello che c'è sotto la superficie dell'acqua. Sì, è, devo dire, incredibilmente limitata, non, cioè, loro appoggiano tutta la barca su una superficie che è inferiore a quella di un timone normale di una barca, ecco, per farvi una sorta di paragone, quindi è veramente incredibile cosa possa creare la fluidodinamica in questi scafi, però questo piccolo appoggio fa sì che più l'appoggio è piccolo, più la barca è instabile. Luna Rossa è una barca di suo abbastanza stabile, invece i neozelandesi, ad esempio, hanno puntato tutto su quei foil piccolissimi, un'instabilità totale. Quindi ecco, già che ti faccio l'ultima domanda da parte mia, che è questa. Il 13 febbraio comincia la sfida contro Ineos. Come la vedi te contro questa barca che ha dimostrato comunque di essere molto veloce e molto, anche come equipaggio, molto performante? Intanto vedo delle lunghe notti, visto che pensavo, sì, esatto, commentarla, vedo delle lunghissime notti. No, guarda, le due barche sono sempre state molto simili come sia come performance che anche come due equipaggi fortissimi, molto molto simili come prestazioni. Queste barche teniamo conto che sono sempre in evoluzione costante, per cui diciamo, a distanza di 10 giorni potremmo trovarci con una situazione leggermente diversa, no? Di velocità leggermente diverse, ma noi tutti ci aspettiamo delle regate bellissime, molto vicine, con le barche molto vicine e con gli equipaggi che saranno estremamente aggressivi, perché lo sono entrambi, e in più entrambe le barche manovrano molto bene, per cui sono portate a essere molto aggressive, perché la velocità massima non è il loro punto di forza, è proprio a manovrabilità, quindi cercheranno di attaccarsi molto, sarà secondo me una sfida bellissima, molto probabilmente. Ecco. Vediamo. C'ho ancora una domanda, ma te la faccio dopo. Ecco, bravo. Così coinvolgiamo un po' Stefano. Non sì, so certo. Se dalle tue parti, Stefano, nei tuoi sonni ci hai messo anche Luna Rossa. Ma ti dico, in quest'anno sinceramente non ancora. Seguivo ovviamente i risultati, ma no. Ti confesso che nel passato molti notti in bianco, pur non capendo niente di vela e guardando quella linea che mettevano sullo schermo per farti capire se era avanti una barca l'altra, le ho passate, via. Però dico, è un mondo che non conosco. Mi sa che anche i meno appassionati arriveranno giorni che bisogna seguire, come si sta mettendo, poi magari ci consiglierà Vittorio. Andiamo un po' con la pallavolo invece, raccontaci un pochino, poi magari parleremo un po' anche del campionato, come siete arrivati, la società, eccetera, ma di questa partita, di questo trionfo casalingo. Ma guarda, ti dico, abbiamo iniziato un anno che abbiamo deciso di fare per premiare il gruppo dei ragazzi che si stava conquistando sul campo la promozione in Serie B. E ai tempi, chiaro che era un impegno per tutti, sia di tempo che economico, no? Affrontare una Serie B. Sono cambiate molte condizioni nel frattempo, purtroppo. Siamo riusciti a iniziare ad allenarci ad agosto, quindi abbiamo fatto 5 mesi di allenamenti tra chiusura, aperture, rossi, verdi, non si può fare la doccia, bisogna stare attenti. Abbiamo seguito tutte le procedure che ci ha dato la federazione per tutelarci dal Covid. Finalmente, perché ti devo dire, finalmente si è arrivati a questo fatidico campionato, un po' strutturato diversamente da com'era. E ti dico, bene. L'idea è quella di provare a riuscire a salvarsi. Dico, questa prima gara in casa ci dà
molte speranze, perché i ragazzi, nonostante, devo dire che se si infortuna l'uomo che teoricamente è un po' il capitano, un po' l'uomo rappresentativo e quello che doveva essere un po' un aiuto in più per i ragazzi, poi prendere un colpo psicologico non è differente, soprattutto di una squadra di ragazzi molto giovani. Invece devo dirti che quel set lì l'hanno persa ai vantaggi, ma proprio per un'inezia, ma poi dopo sono esplosi, coesi, sono entrati anche dalla panchina fino all'inizio, e devo dire che tutti insieme hanno fatto una bella partita. Diciamo che qualche speranza di giocarci le nostre carte ce l'hanno data. Difatti, tra l'altro, a proposito, abbiamo forse citato all'inizio, salutiamo Michele Colombini, che è il capitano, che si è infortunato alla caviglia. Sono giorni che fa tutte le verifiche, speriamo di averlo presto in campo. E Stefano, gli abbiamo promesso che quanto prima ci collegheremo, peccato per stasera. Insomma, traspariva dalle tue idee per dire che sono un bel gruppo unito già, anche se siamo all'inizio, però stavi dicendo appunto che è da agosto che vi allenate. Sì, abbiamo fatto 5 mesi di allenamento, credo che con tutte le preoccupazioni, perché per l'amor di Dio, parliamo sempre di un periodo che è stato molto brutto per altri motivi. Secondo me lo sport è importante proprio perché innanzitutto allena la mente e il corpo, magari anche a rispondere meglio a determinati solleciti, però dopo 5 mesi che fai solo palestra e neanche amichevoli perché hai paura di andare fuori, non ci sono più uno qua vicino a noi da poter giocare, di andare fuori, quindi la paura e nessuno ha fatto amichevoli, e d'amblè inizia il campionato e diciamo non sai bene come sei, però i ragazzi erano talmente carichi di giocare che poi è un gruppo che ha al suo percorso già da qualche anno, quindi è stato bello vederli, e diciamo la voce sta ritornando adesso perché domenica è stata una bella partita. Bene, bene. E allora, insomma, tanto ricordiamo un pochino anche Stefano, tutti i compagni di viaggio della società, perché dal presidente che è Flavio Cremisio, al vicepresidente che è Massimo Bacciocco, insomma è una società anche storica come persone. Credo che l'intesa ormai sia scontata, è molto facile, o no? Sì, assolutamente, dico, non siamo tantissimi, no? Perché come in tutte le società è poi il settore dirigente quello che alla fine manca un po', no? Perché molte società si appoggiano ai genitori, dei ragazzi, però diciamo il nostro nucleo è un nucleo che è da tantissimo tempo che è insieme. Diciamo che siamo quasi più amici che dirigenti ormai di una squadra di pallavolo, per cui qualsiasi decisione che si debba prendere la si prende con una birra, siete tutti d'accordo e in armonia. Quindi quello è il bello ed è forse quello che dà la forza anche a una società di programmare nel tempo e di riuscire a fare qualcosa di costruttivo. Ecco. Adesso lasciamo un attimino sia la pallavolo che la vela, andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato poco prima a Luca Antonucci per quanto riguarda la pallanuoto, pallo del campionato di serie A2 di rappallo femminile. Andiamo ad ascoltare insieme a Luca. Luca, adesso parliamo un pochino di pallanuoto, andiamo a rappallo, ci trasferiamo nel campionato femminile, abbiamo Luca, anche lui Luca Antonucci, insomma. Come sta andando la stagione, Luca? Poi la parte tecnica abbiamo il nostro Luca Castagnola in questo caso. Beh, intanto buonasera a tutti. Come sta andando? Abbiamo una stagione difficile, particolare. Siamo stati in inattività per quasi un anno. L'ultima partita ufficiale l'abbiamo fatta a febbraio dell'anno scorso. Quindi abbiamo fatto una prima partita, ahimè, in Serie A2, perché dopo tutte le vicissitudini del Covid e le difficoltà del momento, abbiamo deciso, come la federazione diciamo ci permetteva, di ricominciare dalla Serie A2. Quindi di ricominciare con le giovani e di fare un campionato un po' diverso e soprattutto di riniziare da capo. E niente, abbiamo fatto la prima partita, è andata male, abbiamo perso di un gol, una partita molto combattuta, chiaramente era la prima,
dopo tanto tempo di inattività, ma soprattutto la prima per tante ragazzine che fino ad oggi non avevano mai, non si erano mai misurate in un campionato importante. E quindi niente, tutto sommato sta andando tra virgolette male perché abbiamo perso la prima, ma bene perché era, lo sapevamo, era una scommessa quest'anno, stavamo cercando di partire da zero e di far giocare tutte le ragazzine in un campionato di Serie A2, quindi un'esperienza diversa per tutti, per me per primo, perché dopo 7 anni di Serie A1 combattendo per i primi 3 posti dobbiamo iniziare da capo con la Serie A2, quindi vediamo come andrà a finire con tutte le difficoltà del caso, perché allenarsi in queste condizioni non è veramente il massimo, perché problemi, tamponi, quarantene, scuola, è veramente difficile, però cerchiamo di andare avanti e di mantenere vivo il fuoco di questo sport che per noi è importantissimo. Ecco Luca, già che abbiamo la possibilità di averti, ecco, una squadra, io ho visto le foto, è tutta una squadra molto molto giovane quella del Rapallo Palanuoto, ecco, quest'anno. Ecco, hai già parlato, hai già accennato a qualche problema di scuola, tamponi, come reagiscono queste ragazzine? Diciamo, poi parleremo anche della parte tecnica, ecco, diciamo, però come reagiscono a tutta questa situazione, ecco? Le vedi sempre? Reagiscono non bene perché non è facile per tanti, tutti i problemi che conosciamo, dalla scuola, dall'impossibilità di uscire di casa, dalla difficoltà nello studiare, perché comunque parliamo sempre di ragazze che hanno sia l'impegno sportivo che quello scolastico, e in queste condizioni non è il massimo, anche perché ultimamente con questa frequenza diciamo alternata, un po' vanno a scuola, un po' fanno la didattica a distanza, anche cambiano tantissime volte l'orario, quindi spesso non sono disponibili al pomeriggio quando invece l'anno scorso, quando c'era la scuola regolarmente, non succedeva. In più le quarantene, perché adesso veniamo da un periodo dove non sono più andato a scuola, ma in precedenza se una compagna di classe aveva il parente col Covid, tutta in quarantena e non te le facevano uscire più di casa, quindi 15 giorni a casa senza allenarsi. Capitato delle settimane dove avevo 4-5 ragazzine, poi con il lockdown sono ritornate tutte, fortunatamente, perché gli sport a livello agonistico sono permessi, e quindi devo dire che nell'ultimo periodo ci siamo allenati abbastanza bene per questo motivo. Adesso riaprono le scuole, chissà come succederà. Ci sono di nuovo gli orari un po' ballerini, esatto. E quindi sarà di nuovo difficile. Ecco. Esatto. Ecco, dal punto di vista tecnico, allora, una squadra molto giovane, quindi voi avete sempre avuto un settore giovanile di altissimo livello, queste ragazzine quindi diciamo si trovano a giocare, come dicevi te, un campionato importante come la 2 femminile senza avere diciamo magari l'esperienza necessaria, però hai già accennato che comunque si sono comportate bene nella prima partita, sì. Ecco. Sì, assolutamente. Faccio un po' l'analisi tecnica, dai. Noi abbiamo sempre... Dove ti sono piaciute o dove ti sono un po' piaciute un po' meno? Ecco, sei in attacco, in difesa. Allora, faccio una premessa, nel senso che noi abbiamo sempre puntato fortunatamente in alto, sia con la prima squadra che con le giovanili. Con la prima squadra con ottimi risultati, con le giovanili ancora migliori rispetto alla prima squadra, perché in 7 anni abbiamo portato a casa 4 titoli giovanili italiani e 5 medaglie, quindi abbiamo sempre avuto un settore giovanile tutto rispetto, però avendo una prima squadra forte che si giocava sempre nei primi posti della classifica in Serie A1, tante ragazze diciamo di medio livello venivano un po' tra virgolette escluse, perché non avevano la possibilità, essendo una squadra molto forte, la prima squadra, non avevano la possibilità di giocare, quindi spesso o si perdevano o finivano in squadre magari di non di buon livello, e quindi si perdevano un po'.
Questa nostra scelta è anche in funzione di questo, nel senso che avendo una squadra in A2, quindi un campionato sì di buon livello, però non altissimo di, come quelli degli anni passati, ci permette di poter impiegare più ragazzine e più in modo più effettivo, e questo è la cosa importante. E chiaramente queste ragazzine non hanno mai giocato ad altri livelli e quindi si trovano in difficoltà, perché è così, è giusto così, ma per farle migliorare bisogna mettersi in condizione di farle giocare a questi livelli e di fare esperienza. La pallanuoto è uno sport di situazioni dove l'esperienza è fondamentale, un po' come quando guidi la macchina: se guidi la macchina e non sai lo stop, il rosso e quant'altro, fai un incidente. Una volta che fai un incidente, poi la volta dopo sai che il rosso bisogna fermarsi, e il verde no. Questo è. Ecco Luca, anche a livello societario, insomma, bisogna farvi a tutte le società di sport i complimenti in questo periodo, perché intanto, al di là della categoria, delle problematiche che dicevi molto bene, mantenete viva l'attività sportiva. Poi assolutamente credo che, ecco, assolutamente hai toccato un argomento. Attimo della vostra società, di Enrico, esatto. Anche che, esatto, presidente, porta avanti, penso, in mille sacrifici, esatto. E da sottolinearlo sempre questo. Ma infatti hai toccato un tasto fondamentale. La nostra società sta facendo miracoli, e proprio in conseguenza al Covid ci siamo trovati un po' tutti spiazzati, perché abbiamo fatto praticamente neanche un girone di andata, e quindi la difficoltà del caso, la piscina chiusa, gli sponsor che non arrivavano, e insomma tutta una serie di circostanze che puoi immaginare, e proprio in questo senso abbiamo fatto questa scelta di puntare sulle giovani, e principalmente per tenere vivo il settore giovanile, quindi far sì che tutte queste ragazzine che noi avevamo nella nostra società avessero uno sport, un qualcosa per fare del sociale, ecco. E quindi va sottolineato questo sforzo della società, sicuramente. Ecco, tra l'altro vediamo anche questo volantino dove in, esatto, la scuola di pallanuoto. E anche questo è un invito comunque ai appassionati di pallanuoto di venirvi a trovare, perché no, di base chiaramente alle regole, massima attenzione, ma voi siete pronti ad ospitare e continuare. Assolutamente sì, assolutamente sì, e rinnovo l'invito, e speriamo che tante ragazzine ci seguano e vogliono provare questo sport, che è uno sport meraviglioso, che dà tanto sia dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista sociale, perché comunque lo sport educa, e questo è fondamentale. E quindi noi speriamo di riuscire ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà del caso, e di promuovere ancora di più questo sport che per noi per me è stato una scuola di vita, quindi deve essere anche per queste ragazze. Bene, allora ti salutiamo, Luca. Sei d'accordo? Grazie. Grazie, perché devo andare in piscina. Ciao Luca, arrivederci, ciao. Grazie a voi, buona serata. Grazie a te, ciao. Ecco, ritorniamo in studio. Luca, ci vuoi fare un pochino il punto, visto che siamo andati sulla pallanuoto invece del Lavagna, e sai notizie quando inizia il rigore? Lavagna, purtroppo Lavagna ha giocato a Bogliasco e è uscito sconfitto dalla Vasca di Bogliasco per 9-6. È un Lavagna che ovviamente si è trovato nelle prime due partite proprio contro le due squadre più forti del girone, quelle che puntano ai playoff, che sono appunto Camogli e Bogliasco, e quindi ha giocato una buona partita a Lavagna, quindi però ovviamente l'esperienza dei giocatori del Bogliasco eccetera ha fatto la differenza, quindi ha dovuto soccombere. Adesso ovviamente si gioca ogni 15 giorni, adesso il prossimo scontro sarà con lo Sturla in casa. Lavagna e Sturla sono ancora a 0 punti, tutte entrambe, e adesso dovranno
dovranno, insomma, Lavagna dovrà cominciare a fare punti, perché i punti cominciano ad essere importanti. Adesso questo è, ovviamente lo Sturla è più alla portata della Lavagna, e quindi bisognerà che cercare subito di fare punti per la classifica, di portare a casa la prima vittoria per appunto poi affrontare le restanti partite di campionato più serenamente, ecno. E per infatti la classifica, la classifica vede Camogli e Bogliasco in testa 6 punti, poi la Renzano e la Crociera a 3 e Sturla e Lavagna a 0 punti. Ecco, adesso diciamo che il campionato della Lavagna comincia qui, ecco. Dalla prossima partita. Eh sì, dalla prossima partita, esatto, comincia qui. Ecco, queste due prime partite si sapeva che erano difficili, una sconfitta col Camogli di un gol, quindi che partita in bilico fino all'ultimo, però era la prima partita, quindi può darsi che il Camogli abbia un po' sofferto la prima partita, perché è una squadra pesante e quindi che magari ci mette un po' di più a entrare in forma. Invece col Bogliasco è stata, insomma, un po' diversa, perché il Lavagna, pur tenendola in piedi, è sempre stato sotto di 2-3 gol. Ecco. Vittorio, qual è la storia? Cos'è la storia dei cartellini gialli? Ho sentito con gli inglesi per l'una rossa. Guarda, l'inglese ha un cosiddetto cartellino giallo perché ha fatto un'infrazione al regolamento che si è stabilito che non gli abbia dato alcun vantaggio, però è pur sempre un'infrazione al regolamento. Diciamo, per le regole che si sono dati in questa Prada Cup, se tu fai due di queste infrazioni, anche se non hanno creato nessun vantaggio, praticamente perdi una delle regate. Chiaramente la Prada Cup, la finale, è 7 regate praticamente. Chi per primo vince 7 regate, quindi non è una cosa forse decisiva, però comunque un qualcosa che è una spada di Damocle che comunque pende sulla squadra inglese, che infatti ha cercato di farsi togliere questo cartellino questo cartellino giallo senza peraltro riuscirci. Quindi era una stupidaggine in realtà, effettivamente era proprio una stupidaggine. Però siccome le barche sono molto complesse, un attimo avere in realtà una distrazione che fa sì che tu vada fuori dal regolamento. Ecco, un po' tutti gli sport, la questione psicologica è molto importante, no? E anche in questo tipo di gare è importante? Sì, la questione psicologica è assolutamente fondamentale. Luna Rossa ha avuto un avvio stentato, però il fatto di aver vinto così bene 4 regate di fila e aver soprattutto navigato così bene, ripeto, l'unico errore che si è visto era, per carità, anche potenzialmente anche grave, ma è stato un solo errore in tantissimi lati di boline di poppa, non so, ne avranno fatti 40. Cioè, è veramente una bella iniezione di energia mentale e mi aspetto veramente una Luna Rossa molto, molto competitiva nelle prossime regate. Ecco, Vittorio, ti faccio una domanda perché... che senz'altro tu mi sai rispondere. Allora, Luna Rossa si serve di due timonieri, uno per lato. Invece gli inglesi, abbiamo visto che Ben Asley, timoniere della barca inglese, passa da un lato all'altro di corsa. Secondo te c'è possibilità a un certo punto di vedere da parte di Luna Rossa tante virate per cercare di mettere in difficoltà la barca inglese con questo passaggio continuo di Ben Asley da un lato all'altro? Può trarre un vantaggio da questo oppure secondo te non ne trarrà vantaggio? Allora, potenzialmente è possibile, no? Diciamo, noi tutti più o meno sappiamo che dopo 4 secondi, 3 secondi Ben Asley inizia a fare il passaggio da un lato all'altro, quindi tu in teoria in quei pochi secondi che in realtà lui ci mette per passare da un lato all'altro, in teoria lo puoi attaccare. Devo dire che quello che tiene il timone nel frattempo non è uno scemo, quindi insomma quindi è difficile sì, comunque, ecco, attaccarli, uno che ha visto qualche
lo stesso, quindi non è che se lo tiene un attimo, non è che non fa nessuna stupidaggine, ecco, quindi insomma, difficile certo. pensarlo, okay. Però è una chiave, in ogni caso è una chiave. Sono equipaggi preparatissimi sia dal punto di fisico, mentale, di esperienza, ecco, quindi cioè, hanno una conoscenza della vela incredibile, ecco, perché non è solo una questione fisica, perché tutti dicono, sì, c'è una fisicità magari che, però invece lì bisogna anche avere la testa molto, molto, molto concentrata, ecco, sulla regata e sui momenti, soprattutto perché ci sono delle velocità che non ti permettono, come dicevi prima, nessun errore, ecco. Sì, guarda, sono sulla barca inglese mi sembra che ci siano un totale di 9 medaglie olimpiche, sono... Quindi, è già tutto detto. Equipaggio, però sono veramente fortissimi. E il problema di chi vince le Olimpiadi, il problema, la caratteristica è il livello di concentrazione che riesce ad avere. E questo in queste barche è fondamentale, perché se in una barca dislocante, magari in un attimo di distrazione vai leggermente più lento, qua un attimo di distrazione può costarti la regata, nel senso che la barca può ribaltarsi, può scuffiare e poi perdere la regata. Oppure può scendere dal foil e quindi a quel punto perdi talmente tanto la velocità che a quel punto benissimo. Grazie Vittorio. Stefano, avviciniamoci alla fine della puntata di questa sera. Diamoci qualche appuntamento. Per la pallavolo adesso la vostra prossima partita. Noi domenica questa giochiamo in casa contro lo Zephyr, che è la squadra di Santo Stefano, proprio per la composizione che ha fatto la federazione per farci iniziare con meno difficoltà, ha diviso il girone in due e ha messo le squadre vicine in un girone, le squadre lontane diciamo nell'altro girone. Quindi adesso ci affronteremo solo con le squadre vicine a noi, finito questo girone d'andata e ritorno andremo ad incontrare quelle fuori, ma almeno si spera che in quel periodo, dubito, ma in quel periodo sia un po' migliorata la situazione. Il prossimo impegno è domenica al parco contro lo Zephyr, altra prova dura, ma questo campionato morbido non ce ne saranno. Assolutamente, penso proprio di sì. Diciamo l'ora per pro forma, perché la gente non può venire. 17:30, l'impianto ovviamente è chiuso al pubblico, per cui partecipa solo i due gruppi squadra con eventuali diciamo rappresentanze della federazione se vengono. Però diciamo che è chiuso al pubblico, nessuno purtroppo può partecipare. La trasmettiamo come diretta sulla pagina Facebook, quindi se qualcuno proprio volesse provare a vederla, la vede in streaming, come stanno facendo ormai tutte le società di pallavolo, perché è l'unico modo per farsi vedere anche dai propri sostenitori. Bene, a proposito, insomma, possiamo dire una parola, stiamo ragionando... se riusciamo a organizzarci anche sui canali di Telepace di poter farvi vedere in differita la partita dell'Amistadum. Poi se anche Luca facesse qualche telecronaca della pallanuoto, insomma, così avremo ben volentieri, Bisogna che ci organizziamo, devo pensare come riuscire ad organizzare. Vabbè, questo è il compito. Proviamo, ve lo lancio come messaggio, proviamo ad avvicinarci a una normalità che normalità non è. Sarebbe una bellissima cosa sia per la pallavolo che credo anche per la pallanuoto riuscire a darci una parvenza di normalità. Sì, davvero. Assolutamente. Bene. Benissimo, allora invece con Vittorio come ci lasciamo? Allora, dai qualche indicazione ci devo dare. Voi avete parlato del 13. Sì, il 13 di febbraio, che poi in realtà è sostanzialmente 12 notte. 12 notte. Alle 4, più o meno alle 4 della mattina del 13, ci sarà la prima regata con gli inglesi. Già dalla prima regata si vedranno delle cose. Si vedrà se le barche sono ancora vicine come ce le ricordavamo e sarà subito un bello spettacolo. Chi segnerà il primo punto avrà un piccolo vantaggio psicologico, anche perché sono due barche in serie positiva in realtà. Hanno vinto regate di fila tutte e due, quindi insomma sarà una bella lotta, già la prima. Allora il consiglio è sabato, non questo. Quello dopo.
Quello dopo. 13. Perciò allora l'appuntamento con te facciamo dalla settimana, dal 14 al 20, quella settimana lì, quel giovedì lì. Così commenteremo. E adesso siamo in semifinale. Siamo in finale di Prada Cup, quella che una volta si chiamava Louis Vuitton Cup. Quindi chi vince di questa finale va a, diciamo, incontrare il defender neozelandese, okay. Il detentore della Coppa. Benissimo, queste sono tutte le informazioni per la pallavolo, abbiamo capito, domenica alle 17.30 in streaming su Facebook, in attesa anche sui canali di Telepace, così come per Luca. Dai, comincia a fare qualche commento come eri abituato a fare, no? Io ho cominciato in Telepace con le telecronache della pallanuoto, della chiave di nuoto. Io ho cominciato con quelle, poi ho cominciato lo sport di guglie e tutto, allora così, però io ho cominciato con le telecronache di pallanuoto, sì. Benissimo. Più di 30 anni fa ormai, Roby, più di 30 anni fa. 30, dai, ormai più o meno, 30, sì, eravamo giù lì. Bene Stefano, ci saluti tutta la squadra allo spogliatoio, forza Amis Admo, la Serie B, ma ci seguiremo, perciò al turno magari qualche giocatore, qualche dirigente, come hai fatto tu stasera, e anche il mister. Vittorio, grazie per la tua disponibilità, e Luca, l'appuntamento e allora la prossima settimana. Sì, buonasera a tutti. Benissimo, allora per Sporti Guglio è tutto per questa settimana, come avete visto dalla pallanuoto alla pallavolo alla vela, l'appuntamento è a giovedì prossimo e vi auguro una buona settimana sportiva, state attenti mi raccomando perché con tutte le regole sanitarie, ma gli sportivi sono abituati a rispettare le regole, dunque sicuramente sono anche facilitati. Bene, allora... ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, arrivederci.